Certo, è proprio vero. La rota gira per tutti. Nelle ultime due partite, il finale è andato a favore nostro. Prima a Catania con il gol sul finale che ci ha fatto pareggiare, e l'altra volta contro l'Entella in casa che ci ha fatto vincere. Stavolta ci ha fatto pareggiare, ma non è che è come una sconfitta. Però moralmente sei lì. Perché una partita che, nonostante tutto, non è che tu comunque abbia fatto la grande partita di meritavamo di vincere, però no, appunto, nonostante tutto, potevi anche vincerla, cioè se vincevi la vittoria nei confronti di Livorno ci poteva anche sta, e invece questa beffora finale non ci voleva proprio, che sia per il morale soprattutto, secondo me è una pesata assurda, sia soprattutto per i giocatori ma anche per noi tifosi, almeno io, ma boh, una botta, vi. E poi dal punto di vista della classifica, perché? Perché innanzitutto preciso per chi non lo sapesse, spero di no, però probabilmente, anzi probabilmente, in teoria tralasciando i probabili, i presunti, non si sa, playoff che forse si faranno, insomma, quello tutto da vedere, comunque questo in teoria è il penultimo video della stagione, uno. Secondo Osa, come ho detto prima, della classifica, perché? Perché diciamo, visti i risultati delle diciamo dirette concorrenti per gli ultimi posti playoff, ovvero che insomma c'è l'Avellino e Pescara, meno male innanzitutto che loro sono rimasti lì, cioè l'Avellino ha pareggiato 1-1 col Trapani in casa e il Pescara è andato addirittura a perdere contro il, mi pare già retrocesso, Varese 2-1, insomma meno male ci è andata bene anche dal punto di vista lì. Però se andava a vincere cosa cambiava? Per il Pescara niente, nel senso, alla fine bisognava giocarci la guerra laggiù, perché se non andava in vantaggio, forse in vantaggio di 3 punti. Però per l'Avellino, perché se te va a pari punti l'Avellino, a sconti diretti, l'Avellino è sopra di te, perché te, se non sbaglio, le perdi tutte e due, sia in casa loro che in casa lì. E quindi il fatto che l'Avellino, che fra l'altro l'Avellino è parente, anche loro hanno preso gol all'ultimo, perché anche loro vincevano 1-0. Cioè, quindi se andate a vincere, magari, boh, non lo so, nei playoff, cioè nei playoff, nella prossima giornata, magari, l'ultima giornata, l'Avellino, magari per motivi X, pareggiava o perdeva, anche se te perdevi, vai a perdere, già a Pescara, eri qualificato te. Questa è una cosa così. Comunque, però, dal punto di vista classifica, è relativamente importante, perché, comunque, come ho già detto prima, tutto si decide nella prossima partita, ma questo ve lo dico nel finale. Comunque, parliamo della partita. Allora, la partita è che, come ho detto prima, il Livorno ha giocato in maniera non ottima, non brillante, però in maniera personalmente parlando sufficiente. Perché dal punto di vista del gioco, sì, ormai è quello, e ormai tutto l'anno, perlomeno per la maggior parte dell'anno, io personalmente ho visto questa serie, ovvero i classici sbagli elementari, ovvero dei passaggini di 2 metri sbagliati, del fatto di non voler, di voler fare ancora una giocata in più piuttosto di passarla e poi perdere palla, disattenzione magari sulle marcature. Però questo SV, per quanto secondo me possono essere, come ho già detto, elementari, purtroppo il Livorno non mi ha abituato a vedere questo SV. Quindi dal punto di vista del gioco, diciamo, non è stato brutto come è successo in alcune partite, però non è stato nemmeno bello, anche perché comunque diciamo vere e proprie azioni create bene ce ne sono state a parer mio poche, ci sono state meno male, però non tantissime. Però dov'è che si è rifatto il Livorno, e quindi secondo me no che meritava la vittoria, però se alla fine la vittoria veniva fuori il Livorno con Musolino non aveva rubato niente dal punto di vista della voglia, della grinta, sì, perché alcuni giocatori soprattutto, che infatti questi giocatori lì che dopo dirò, che elencherò tra virgolette, per me sono stati, non dico top, però quelli un po' meglio, però ripeto, già tutta la squadra, però in particolare alcuni giocatori, si è vista la voglia di fare qualcosa, ovvero hanno giocato un'altra volta con la grinta, come hanno giocato diciamo ultimamente, cosa che a me almeno da questo punto di vista mi rende contento, perché come dico sempre, come dirò sempre, dove non ci arrivo piedi, secondo me ci arriva con la grinta, vedi, secondo me un giocatore come Gattuso che, nonostante no, che facesse a livello tecnico, ci mancherebbe altro, anche perché se no è un giovane in Milan, nel senso, non aveva quella carriera lì, nazionale, bla bla bla. Però Gattuso sì, secondo me si evidenziava perché? Perché ci metteva la grinta, ci metteva sempre il piede, cioè ci metteva proprio la voglia di fare qualcosa. Secondo
Insomma, il Livorno ieri io personalmente l'ho visto abbastanza grintoso e volenteroso di fare qualcosa, di portare almeno un punticino e addirittura 3 punti a casa. E niente, comunque, tornando a discorso, questa è, secondo me, no, è resoconto, però una sintesi breve della partita. Perché? Perché poi dal punto di vista della prestazione, questa serie, dal punto di vista delle occasioni, ecco, le video questa serie, poi si va sul discorso dei top, flop, bla bla bla. Diciamo che, cioè, perché ho detto che Livorno forse se andava a vincere non avrebbe rubato niente? Perché voglio precisare che, nonostante tutto, secondo me il pareggio non è che sia il risultato più giusto, però non è nemmeno così errato, cioè così meritato. Perché va detto che comunque Livorno non ha creato tantissimissimo, e così come il Vicenza, che seppur poco qualcosina ha creato. Secondo me, non ho visto le statistiche, sto andando a memoria, credo che comunque a livello di occasioni e di pericolosità ci siamo resi più pericolosi noi di loro. Però non così in maniera, come si può dire, schiacciante, mettiamolo così, roba di po', però andata così. Comunque, stiamo parlando della partita, primo e secondo tempo. Allora, primo tempo, nonostante, vabbè, abbiamo fatto, cioè, diciamo che ci siamo equivalsi, nel senso, sia il primo e il secondo tempo è stato verosimile, incredibilmente, perché a volte gioca meglio il primo, a volte il secondo, a volte si fa delle giocate clamorose nel primo, a volte si fanno nel secondo. Questa volta, bene o male, secondo me la prestazione è stata, come ho già detto, verosimile, molto molto simile a quella del primo e il secondo tempo. E come ho già detto prima, prestazione che, punto di vista del gioco, non è stato il granché, però sia nel primo e nel secondo tempo alcuni giocatori in particolare ci hanno messo veramente veramente tanta voglia, almeno io l'ho vista così. Comunque, ora parliamo top e flop, come ho detto prima. Allora, top, secondo me, ancora una volta, fra i top ci va benissimo un Lambrughi, ci va benissimo un Emerson che purtroppo, tralasciando il finale di rigori, ha fatto, secondo me, se si lava il pezzo, di una partita impeccabile. Un altro che mi ha garbato tanto è stato Jelinic, un altro che mi ha garbato a sprazzi, anzi, due che mi sono garbati a sprazzi sono stati vantaggiato, e Lusci, e poi credo che un altro, diciamo, no applauso, però uno che non ha fatto assolutamente una partitaccia, seppur non una bellissimissimissimissima partita, però ha fatto una discreta partita, secondo me è stato un po' anche Moscati, perché Moscati oggi ci ha messo del suo, secondo me, un po'. Comunque, a livello, dato detto top, di anche un po', secondo me, un po' di flop, insomma, i flop veramente, veramente più clamorosi sono stati i due a centrocampo, ma non i due schierati, nel senso, anzi, i due che sono addirittura sostituiti, ovvero i primi spiaggianti, che fra l'altro è uscito per non so quale motivazione, sono sincero, non so se magari si è fatto male o per scelta tecnica, che comunque quella giocata sono state più le sbagliate di quelle giuste, e poi il sostituto appunto del giocatore stesso, ovvero Piresse. È entrato alla Piresse, a parte che non ho capito come Mau l'abbia fatto giocare dall'inizio, perché secondo me Piresse è un giocatore che quando è in forma è molto utile, e non l'ha fatto giocare. Poi quando è entrato mi sono un pochino, ho detto, ma forse mi sono autorisposto, cioè mi ha risposto sì. Perché? Perché Piresse ieri non è che non l'ho visto in forma, forse a livello atletico anche sta, ma a livello di mentalità, lucidità, quello che mi pare, ieri del brutto raddì, anche lui ha fatto secondo me più cose, non quanto piacenti, però più cose sbagliate di quelle giuste, e quindi sono stati secondo me un pochino i due flop. E niente, che fra l'altro, cosa che secondo me ha influito non tanto, però un po' sul punto di vista della prestazione del gioco, cioè questa cosa lì secondo me ha influito parecchio. Perché? Perché comunque Piresse, soprattutto quando gioca lui, ma anche un po' Piaggianti, sono un po', no, la regia, però controllano un po' il gioco, e se ti manca quella parte lì soffri parecchio, secondo me. E niente, questo era top e flop. Insomma, detto questo, ora si va sul discorso finale, ovvero quello che avevo già un briciolino iniziato prima, ovvero su l'ultima, anzi, probabilmente l'ultima partita della stagione. Io personalmente mi auguro di no, spero anche voi, o perlomeno credo anche voi, comunque, in teoria però i fatti sono questi. Allora, la prossima partita è a Pescara, contro chiaramente il Pescara, che è addirittura un punto sotto a noi,
E cosa comporta questo? Comporta il fatto che, per fortuna, abbiamo a disposizione due risultati su tre. Cioè, se si perde siamo automaticamente fuori. Fuori addirittura dai playoff, perché non è che bisogna guardare il risultato della velina, perché alla fine a pari punti, momentaneamente, te sei ottavo, col Pescara nono, con la velina settimo. Quindi, anche se la velina dovesse perdere, te perdi, sei ugualmente sotto. Quindi si va laggiù con due risultati su tre, ovvero bisogna pareggiare minimo o addirittura vince, che sarebbe l'osse più bellina. Magari se la velina fra l'altro dovesse perdere o pareggiare, se vinci vai anche più su di loro. Comunque, ultima partita, perché però c'è un però in questa partita V. Qual è questo però qui? Che io sono fiducioso, non dio morto, sono fiducioso, non mi voglio sbilanciare di vedi va. C'è però, tra virgolette, come ho già detto, un problemino che non so se molti di voi ci hanno fatto caso o sanno. Mazzoni ieri ha preso il rosso a fine partita. Cosa comporta questo? Uno dice, ci va il secondo portiere. Ecco, questo devo andare a vedere, non ho controllato. Io sapevo che Bastianoni, che è il secondo, è infortunato. Ora si recupererà, si è recuperato, si è guarito, non lo so. Resta il fatto che se ciò non dovesse accadere, ovvero che Bastianoni è disponibile, ci va il terzo portiere. Terzo portiere che, fra l'altro, se non sbaglio, è Cipriani, che non so nemmeno se è un portiere della primavera o è direttamente in prima squadra, insomma non lo so. Qual è il problema? Il problema è che io so che lui non ha mai fatto una partita in Serie B, per lo so nemmeno, quest'anno non l'ha mai fatta. Qual è la cosa, tra virgolette, brutta? È che lui, secondo me, è un azzardo. Io spero ovviamente io non l'ho mai visto giocare. Spero ovviamente che magari se giochi lui possa diventare, ossia, il portiere più forte del mondo, nel senso, c'è un piacere per lui, c'è un piacere anche per me e per il Livorno stesso. Però qual è? Come può essere il portiere più forte del mondo, può benissimo essere anche il portiere più disastroso del mondo, no? Questo non lo posso sapere e non lo possiamo sapere. Quindi vabbè, il problema è che si va con questo problema, potrebbe diventare un problema il fatto che si va giù laggiù con questo, tra virgolette, momentaneamente, non voglio scritta assolutamente Cipriani, perché ripeto, non l'ho visto giù, questa sorta di, no, ora handicap è un parolone, però insomma siamo lì con questo probabile svantaggio, ecco. L'unica cosa che sarebbe da prendere in mazzo è dare un occhini, perché indipendentemente da come giocherà Cipriani, momentaneamente, cioè, ci mette in difficoltà, ecco. Quindi niente, questa è l'ultima mossa finale, volevo dire, e niente, quindi ci vediamo al prossimo, forse ultimo video. Speriamo di vederci contro il video, sì, con 10 bimbi siamo dentro, e con questo bimbi tocco le palle, mentre io non voglio assolutamente portare yellow la sfortuna, bella vi pare. E niente, dai, speriamo di farcela. Bisogna arrivare laggiù con molto molto concentrati e molto molto attenti, e soprattutto con almeno partire anche di testa con la voglia di bisogna fare punti, bisogna vincere, perlomeno non bisogna perdere, ecco, mettiamola così. E niente, via, detto questo, vediamo un po' come andranno le cose. Quindi vi lascio come sempre con le lights, che meno male me l'hanno mai bloccati di copyright, da vederlo di ora mi bloccano. E niente, quindi ci vediamo al prossimo video. Speriamo bene, vediamo di sostenere chi va laggiù a livello anche di tifo, chi non ci andrà almeno mentalmente la squadra. Via, detto questo, ci vediamo al prossimo e forse probabile, speriamo di no, ultimo video. Ciao a tutti.